Mentre in questo momento invece sono senza HDR, quindi mi dovreste vedere anche abbastanza bene, sempre con la stabilizzazione attiva. Allora ragazzi, in questo momento sto registrando in 4K a 30 fps, che è la risoluzione massima di questo smartphone, con l'HDR Plus, quindi per quanto riguarda la resa cromatica. E la qualità visiva del video dovrebbe essere superiore a 4K senza HDR. Ma la qualità, diciamo, avete presente quei youtuber che fanno quei video in 4K da paura, con quei macchinari da migliaia di euro, quelle fotocamere? Ecco, così dovrebbe essere. Ora, voi mi vedete un po' vicino, perché abbiamo 0,5x e l'1x, l'1x è un po' distante. Però, quando noi decidiamo di registrare in 4K a 30 con l'HDR Plus, purtroppo si può fare solo con l'1, quindi un po' più vicino, e non con lo 0,5x che è un po' più lontano. Non so se la qualità sarà migliore o meno. Ragazzi, invece qua siamo col 4K stabilizzazione attiva con HDRR e siamo in pieno giorno. Quindi non so come questo HDR possa migliorare un po' la qualità visiva del video. In questo momento, ragazzi, sto registrando in 4K a 30 fps con stabilizzazione attiva e senza l'HDR, che dovrebbe andare a migliorare quella che è la qualità visiva dell'audio. E con questi brevi clip proveremo anche come cattura l'audio lo smartphone all'interno di un luogo chiuso, anche se dovrebbe l'audio essere catturato meglio quando siamo in uno spazio aperto. Qua invece sempre in 4K ma senza HDR, sempre senza quei colori vividi, vivaci, quella che è la resa cromatica. Quindi la qualità visiva dovrebbe essere leggermente inferiore per quando attiviamo comunque l'HDR. Mentre in questo momento sono in 4K a 30 fps con stabilizzazione attiva e HDR attiva, che quindi dovrebbe andare a migliorare la qualità visiva appunto del video. Quindi non so effettivamente come mi vediate.